They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, 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 no. I ain't got the time, yeah, and my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Sono certo che questa notizia farà piacere ai numerosissimi fans. Amy Winehouse The Collection. Questo è il titolo del cofanetto che racchiude in vinile l'opera omnia della sfortunata cantante soul jazz scomparsa nel 2011 a Londra. Il documento, che sarà disponibile a partire dal prossimo 15 novembre in esclusiva su Amazon Italia, includerà 8 vinili da 180 grammi, sui quali saranno distribuiti i due album di studio dell'artista, Frank, del 2003 e Back to Black del 2006, il disco postumo Lioness Hidden Treasures del 2011, un live del 2007 registrato presso lo Shepherd Bush Empire di Londra e una serie di rarità, parte delle quali già incluse nella colonna sonora di Amy, il documentario sulla sua vita. Ma non possiamo non rivedere Rehab Live con Amy Winehouse. The man said, oh, why you think you hear? I said, I got no idea. Said, I'll never lose my baby. So I'll always keep a bottle on it. He said, I just think you're the me, yeah, baby, and the rest. It's hard to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're on no, no, no. Accanto alle rarità, particolare fonte di interesse per i fan potrebbe essere rappresentata dalla registrazione dell'esibizione tenuta alla sala di Hammersmith nell'ambito del tour in supporto a quello che fu il disco della sua consacrazione definitiva, vale a dire Back to Black, pubblicato ad oggi solo sotto forma di DVD. I Told You I Was Trouble Live in London, il live di Londra del 2007, ci offre una Winehouse fotografata forse nel suo periodo migliore. E allora non possiamo che salutarci così, con l'appuntamento alla prossima Back to Black, Amy Winehouse, a video top. The black.